alloggio dove abbiamo dormito ieri sera, dopo la bella cena che abbiamo fatto. Ci siamo sentiti come a casa, veramente, perché a parte che la casa in sé, no, ti dà un'energia bellissima, ma anche così l'ospitalità, le stanze, davvero, diciamo, ci siamo sentiti come a casa. Poi non vi dico la signora che cucinava delle cose straordinarie, che si sentiva un profumo squisito. Bene, siamo pronti adesso invece per le terme. Andiamo alle terme di San Pellegrino. Per noi è la seconda volta che visitiamo queste terme. Una volta è capitato che siamo andati proprio a Natale, quando non c'era questo problema del Covid. Adesso siamo un po', insomma, diciamo ansiosi di entrare, di rivivere quelle emozioni che abbiamo vissuto la scorsa volta che siamo andati a queste terme. A più tardi, ciao! Bel paesaggio abbiamo qui. Ci siamo fermati perché era impossibile di non vedere anche questa zona, perché ieri sera abbiamo visto, diciamo, in un orario che comunque era buio. Quindi siamo qua e ci dirigiamo verso le terme di San Pellegrino. Una cosa che mi ha colpito, diciamo, su questa strada è anche quella Madonna che è là, una statua davvero bellissima che di sera è illuminata. Posso descrivervi la bellezza che è qua. Credo che in qualunque stagione è bello essere in questa meravigliosa parte della spa, perché comunque abbiamo dei bei alberi, abbiamo delle belle piante, quindi sicuramente di estate è molto fresco. Adesso con l'autunno sicuramente questi colori che vediamo sono davvero meravigliosi, per non dire come sarà magari la primavera. Thank you.